Tocca a lei, professore Di Freddi. Lei ha scritto un libro, peraltro, che si chiama I Vangeli secondo la scienza. Sì, ma supera o non supera? No, la quello non c'entra niente. Il Vangelo era inteso nel senso di buona novella, ciascuno ha la sua, è propaganda sua, e quella era la buona novella della scienza. Volevo però dire che siamo scivolati, e questo me l'aspettavo evidentemente, no, a un terzo Gesù. Siamo partiti dal Gesù storico dicendo sì, ci sono citazioni, no, che sono appunto 20 righe, no, in tutti gli storici che si conoscono. Siamo andati a parlare del Gesù dei Vangeli. Ora, Vangeli naturalmente non soltanto... Che per la Chiesa sono libri di storia. Non soltanto quelli canonici, ma appunto no, anche i cosiddetti apocrifi, no? Che apocrifo tra l'altro non voleva dire falso, ma voleva dire soltanto segreto, no? E in particolare non tutti sono così tardi, perché per esempio molti dei Vangeli gnostici sono più o meno dello stesso periodo. Lo stesso Vangelo di Giovanni, come sappiamo, ha avuto delle influenze gnostiche. Ma il Vangelo di cui il Gesù di cui si è cominciato a parlare ora è in realtà il Gesù della Chiesa, che è una cosa ancora molto diversa, perché la Chiesa ha scelto tra i Vangeli ovviamente quello che a lei servivano per i suoi scopi. Il canone è prestissimo, sarà vero che ci sono tutti questi studi recenti, ma il canone credo sia del 320 circa, no? Il Concilio di Roma, no? Credo. E quindi in realtà c'è questo Gesù, ma quello è un Gesù molto diverso, che è basato non tanto sui Vangeli, come sappiamo tutti, ma sull'insegnamento di San Paolo. Perché è San Paolo che ha introdotto due fattori essenziali nella figura di Gesù, cioè primo il fatto che fosse Dio, perché questo Gesù non l'ha mai detto. Quando si è trattato di dire se era il Messia, ha risposto in tre maniere diverse nei tre Vangeli: in uno dici sì lo sono, nell'altro dice tu lo dici, e nell'altro dice non lo dico perché intanto non mi credereste, no? Quindi sono risposte molto diverse, ma il Messia non era un Dio. Il Messia nella tradizione ebraica per l'appunto era semplicemente un uomo che doveva venire a prendere il comando, a diventare re per l'appunto, re dei giudei. Non ho intenzione di provare a mettervi d'accordo, questa naturalmente. È una cosa molto diversa, no?